Ciao amici FonBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di smartphone. Oggi vi porto la recensione del Qubot Note 20, il nuovo low cost di casa Qubot, un buon quadricamera dal prezzo piccolo piccolo. Ah, dimenticavo, lui ha anche il sensore NFC, ma scopriamolo insieme nella recensione dopo la sigla. Guardiamo cosa c'è all'interno della confezione, molto simile appunto a quella del P40, scritta Note 20 frontale, scritta Qubot laterale. Abbiamo un pochettino di specifiche dietro alla confezione, quelle specifiche principali. Aprendo la nostra scatola troviamo ovviamente il nostro telefono, dopo abbiamo una bella coverina in plastica, in silicone, che fa sempre piacere, una plastica ben applicata sul display, ma io ragazzi la leverei perché ho notato che trattiene tantissimo le ditate. Magari su Amazon comprate un bel vetro temperato, ve lo lascio linkato in descrizione a questo video. Un pochettino di manualistica, dopo troviamo un caricatorino USB, un caricatore classico da parete, 5V 1,5A, un pochettino lento nel caricare. Abbiamo uno spillino che sembra una specie di stuzzicadente, ma sembra per aprire la scocca posteriore. E abbiamo anche un cavo, giustamente, USB Type-C. Rapido sguardo estetico di questo bel dispositivo di casa Qubot. Il Note 20 pesa 190 grammi, 75,4 mm per 162,8 mm per 9,1 mm di spessore. Ha una scocca removibile in policarbonato che nasconde una capiente batteria da oltre 4000 mAh. Inoltre troviamo al suo interno, ragazzi, un triplo slot, due SIM, dual standby 4G LTE, più un'espansione di memoria al massimo di 128 GB. E troviamo nella parte posteriore lo blocco con quattro sensori fotografici, single flash LED, tutto qui racchiuso, i sensori fotografici in questo oblò che scimmiotta un pochettino un altro dispositivo. Questo si era ben capito. Invece il flash è posto al di fuori dell'oblò sul lato sinistro della scocca. Il frame è interamente in plastica verniciata, quello che appunto ricorda plastica. Abbiamo nella parte superiore un jack da 3,5, invece nella parte posteriore trova spazio la porta Type-C, lo speaker di sistema, il microfono per appunto la cattura della nostra voce, single microfono, perché non ho trovato altri in giro per il nostro dispositivo. Abbiamo inoltre il volume rocker, tasto accensione spegnimento, e come si può ben capire manca dello sblocco biometrico, quello digitale, perché lui è dotato esclusivamente di uno sblocco con il volto, ragazzi, 2D, che funziona bene, ragazzi, con buone condizioni di luce, anche se non è, diciamo, tra i più veloci. Sulla parte frontale abbiamo un pannello da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Seppur la risoluzione non è ovviamente tra le più alte, perché il display è grande, quindi i pixel per pollice si vanno un pochettino a sparpagliare, non si notano pixel anche avvicinandoci a grandi distanze. L'angolo di visione del display è decisamente buono, anche i colori non tarabili tramite software sono abbastanza accesi, insomma un display nella media, anzi forse qualcosina di più rispetto al piccolo costo di questo device. Lato software, già dal tema scuro qui si può capire che abbiamo Android 10, praticamente la classica ROM Android 10 stock motorizzata MediaTek.
tranne che abbiamo tutti i toggle rapidi e tutte le iconcine, finalmente una forma un po' differente, infatti è tutto quadrato. Il quadrato che riprende anche un po' la forma, la sagoma generale di questo bel dispositivo di casa Cubot. Devo dire che l'Android gira bene, ovviamente non è un fulmine di guerra, ragazzi, stiamo parlando di un dispositivo ultra low cost, quindi un dispositivo sotto i 100 euro. Ma devo dire che tutto quello che gli si chiede di fare lo fa, quindi sono riuscito tranquillamente a navigare su Facebook, Instagram, scattare foto, acquisti online, guardare video di YouTube e ricevere tutte le mie mail in questa settimana di Ferragosto che ho portato questo Cubot Note 20 con me praticamente tutti i giorni. Devo dire che la ROM stock, priva di personalizzazioni, al di fuori che le classiche gesture di navigazione molto molto utili, uno swipe qui per abbassare la nostra tendina e poco altro. La batteria da 4200 mAh, come visto prima, removibile, secondo me è ancora un plus su dispositivi di una certa fascia, magari quelli che tendono più a deteriorarsi con facilità. In questo caso, se è possibile, comprare un'altra batteria su AliExpress e far tornare a vivere un dispositivo anche dopo 1-2 anni. Una batteria da 4200 mAh che dopo le prime cariche di assestamento si passa dalle 4 ore e mezza a oltre le 6 ore di schermo acceso. Quindi devo dire che anche complice il piccolo quadricore MediaTek davvero poco energivoro, sono riuscito tranquillamente a fare una giornata e mezza abbastanza stressante di utilizzo con questo telefono. A muovere il tutto, processore MediaTek di fascia bassa, oltretutto su questa fascia di prezzo era più che prevedibile. Abbiamo comunque un buon quadricore con frequenza di clock a 1.8 GHz, ARM Cortex A53, ossia il Helio A20 MT6761 di un processore a 64 bit, affiancato dalla GPU PowerVR GE8003, abbiamo 3 GB di memoria RAM LPDDR3 e abbiamo 64 GB di storage espandibili di ulteriori 128 GB tramite microSD senza dover rinunciare a nessuna scheda SIM. Sensoristica nella media per la fascia di prezzo, luminosità, prossimità, accelerometro, sblocco con il volto, jack da 3,5 e abbiamo in più il sensore, ragazzi, NFC. Abbiamo anche un piccolo e comodissimo, ragazzi, leddino di notifica e abbiamo la tanto acclamata radio FM. Comparto telefonico abbastanza buono, non sono mai riuscito con Iliad ad agganciare il 4G Plus. Comunque il 4G è sempre presente come ora anche all'interno. Il Wi-Fi è ABGN, quindi non sono riuscito ad agganciare il 5 GHz, perlomeno con la mia Vodafone Station, con questo dispositivo, e il GPS è solamente GPS, comunque devo dire buono per la navigazione con Google Maps. Il Bluetooth 4.2 va bene con le mie cuffiette, non mi ha mai dato problemi. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e sulla base di quanto previsto nell'informativa Privacy. Parliamo del comparto fotografico. In questo blog si nascondono quattro sensori, ma io devo dire che in questo
Oblò si nasconde un sensore perché gli altri, uno è per lo scatto in bianco e nero, uno per il colore, uno per la profondità di campo e via dicendo. Insomma, non, sapete che quando ci sono troppi sensori è come quando ci sono troppi galli, non si fa mai giorno. Quindi io devo dire che il primo sensore, un buon Sony da 12 megapixel, lì IMX486 funziona, ragazzi, bene, non ci sono grandi problemi per la sua fascia di prezzo, in buone condizioni di luce, come state vedendo adesso, gli scatti hanno anche una buona quantità di dettagli, più che sufficienti per i nostri social network. Mi sono piaciuti, lo devo dire. In condizioni di scarsa luminosità si tirano fuori, c'è anche una modalità notte, si tirano fuori, ragazzi, degli scatti un pochettino più approssimati. Andando a zoomare si vede un po' di grana, un po' di rumore digitale, ma stiamo parlando di un telefono al di sotto dei 100 euro. Comunque anche di notte non è affatto male, grazie all'intelligenza artificiale che gestisce anche l'HDR, appunto, con un'interfaccia fotografica abbastanza semplice, con qualche funzioncina particolare, ma niente, ragazzi, di che. Oltre all'autoscatto, un pochettino di filtri in tempo reale, e abbiamo delle modalità come la panoramica, appunto lo scatto in bianco e nero, timelapse, video perfetto, e abbiamo anche una modalità pro. Lo scatto frontale è una 8 megapixel, non scatta male in buone condizioni di luce. Quando cala la luce o con luce artificiale un pochettino bassa, insomma, le selfie non saranno un granché, ma per i nostri social network possono andare. Registra video in massima full HD a 30 frame per secondo, video buoni sempre per l'ambito social. Vi consiglio questo Qubot Note 20 se volete appunto stare sotto i 100 euro, avere delle prestazioni più che sufficienti per la sua fascia di prezzo, ovviamente senza grandissime pretese, ma con, appunto, come detto prima, NFC, un triplo slot, una buona connessione 4G, mediamente veloce anche il wifi, non ho avuto problemi di disconnessioni, e delle fotografie buone per i nostri social network. Oltretutto, lui, ragazzi, lo devo ammettere, esteticamente è molto bello, molto accattivante, fa anche la sua bella figura. Io vi ricordo che tutti i link li trovate in descrizione a questo video se siete appunto interessati all'acquisto del Qubot Note 20. Spolliciate il video qualora vi fosse piaciuto, venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social per non perdervi tutte le news sul mondo della tecnologia. Iscrivetevi al canale e date un'occhiata a tech.offerte per tutte le offerte quotidiane e codici sconto su Telegram. Tutti i miei canali partner in descrizione a questo video. Un salutone a tutti e vi ricordo che stanno arrivando interessantissime novità. Un salutone, ragazzi, ciao!